Buone notizie dalla Regione Lombardia per residenze socio-assistenziali per anziani e per disabili. La Giunta regionale ha approvato una delibera importante che riguarda queste strutture tra le più colpite quest'anno dalla pandemia da coronavirus. Previsto un contributo economico per compensare le gravi perdite patite quest'anno e una serie di azioni per garantire agli ospiti e al personale una maggiore sicurezza sanitaria. Dal punto di vista economico, il provvedimento prevede per il 2020 alle strutture accreditate le risorse legate al budget sanitario 2019, nonostante queste abbiano registrato una netta riduzione degli ospiti. In concreto, alle RSA e alle RSD viene riconosciuto un incremento della quota sanitaria di 8 euro al giorno per ogni posto letto occupato nel corso dell'emergenza e di 40 euro al giorno per ogni paziente Covid ospitato nel corso della prima fase. L'assessore alla sanità Giulio Gallera ha commentato così il risultato. Il coronavirus è un virus che si accanisce particolarmente nei confronti delle persone più fragili e da mesi lavoriamo insieme agli operatori e agli erogatori del settore per mettere in campo una pluralità di azioni che cerchino di preservare il più possibile questi luoghi. È chiaro che numeri particolarmente ampi la diffusione di questo fenomeno ha reso necessario, nell'ottica della tutela delle persone, fare delle riflessioni che fossero puntuali e concrete e ci ha portato a costruire questa delibera, che è una delibera importante, che è stata costruita insieme e che si unisce alla delibera 3861 che abbiamo fatto il 15 di ottobre, che prevedeva l'apertura e la destinazione a Covid di un numero molto significativo, di arrivare a 1500 posti letto di subacute, e cioè di un'offerta sanitaria strutturata proprio per ricoverare in gran parte sia coloro che uscivano dagli ospedali sia coloro che arrivavano dall'RSA nelle condizioni di positività. Sintetizzando il provvedimento, ha spiegato che il sistema prevede l'ingresso nelle strutture degli ospiti cui sia accertata la negatività e l'immediato trasferimento di coloro che dovessero positivizzarsi durante la permanenza. Il direttore generale Trivelli entra però nel dettaglio. Sono nate le delibere di riconoscimento di un incremento della tariffa per quanto riguarda l'RSA e giornaliera a fronte dell'aumento del costo del lavoro, che questo mondo ha registrato, e delle tariffe, che è un percorso che si completerà con la prossima, con l'adozione di un provvedimento, di una legge che permetterà il riconoscimento di alcune risorse straordinarie proprio in considerazione del periodo eccezionale che queste strutture hanno vissuto. L'obiettivo è quello di arrivare ad una maggiore connessione tra le strutture e il sistema sanitario. La Regione deve consentire uno screening sistematico con tamponi antigenici e tutoraggio clinico, con la diagnosi di eventuali pazienti sospetti e impegno fornitura di dispositivi di sicurezza laddove gli erogatori non siano in grado di rifornirsi. Prevista anche una presenza H24 di infermiere nell'RSA e nell'RSD che trattano pazienti non autosufficienti.